come costruire una schiera di pale che rispetti determinate specifiche che alla fine si traducono fondamentalmente in una serie di triangoli delle velocità, in particolare il triangolo delle velocità costruito a monte della schiera e il triangolo delle velocità costruito a valle della schiera. Quindi normalmente quando si va a definire la geometria della schiera noi conosciamo quelli che sono gli angoli cinematici, indicati ad esempio alfa i e alfa u, l'angolo in ingresso o in uscita dalla schiera, se stiamo trattando delle schiere statoriche, quello effettivamente come al solito per noi è alfa, se stiamo trattando delle schiere rotoriche l'angolo cinematico sarà un beta, beta in ingresso e beta all'uscita. Bene, nel passaggio dagli angoli cinematici agli angoli geometrici, che caratterizzeranno la nostra palettatura, quindi l'angolo formato geometrico è l'angolo formato dalla tangente alla linea media della pala che noi stiamo ipotizzando d'arco di cerchio con la direzione assiale. Avvertenza, ragazzi, in tutta questa trattazione che segue e nelle correlazioni che vedremo tra poco, gli angoli si intendono sempre misurati rispetto alla direzione assiale, non rispetto alla direzione periferica come siamo abituati normalmente. Allora, quindi dicevo, l'angolo alfa con i geometrico, che fondamentalmente abbiamo visto l'altra volta, dipende dall'angolo di gavettamento gamma, ossia dall'angolo che la corda del profilo forma con la direzione assiale, più theta mezzi, dove theta è l'inarcamento del profilo, come l'abbiamo già definito a suo tempo, che corrisponde con l'angolo al centro relativo proprio all'arco di cerchio che definirà la nostra pala. Per quanto riguarda l'angolo di uscita geometrica, invece avremo che sarà pari all'angolo di gavettamento gamma meno questo valore theta mezzi. In sostanza, il passaggio dagli angoli cinematici agli angoli geometrici dipende dalla conoscenza di I e di delta, dove I è l'incidenza con cui il flusso raggiunge la pala, quindi l'angolo formato da la direzione con cui arriva il flusso e la tangente alla linea media della pala nel punto di attacco, e per quanto riguarda l'incidenza, la direzione delta invece, l'angolo formato sempre dalla direzione con cui il flusso lascia la pala o la linea media del condotto o abbandona il nostro condotto rotorico, e la tangente alla linea media della pala o alla linea media del condotto è la stessa cosa. Quindi, dati questi due valori, incidenza e deviazione, noi possiamo passare dagli angoli cinematici agli angoli geometrici. L'inarcamento del profilo θ è pari alla differenza tra angolo di ingresso geometrico e angolo di uscita geometrico, e quindi possiamo calcolarlo. Possiamo calcolare anche che l'angolo di gavettamento gamma, dato ad esempio in base a quelli che sono gli angoli sempre cinematici, all'incidenza e alla direzione. Noto θ, possiamo anche calcolare R, il raggio del nostro cerchio, a cui appartiene l'arco che definirà la linea media della nostra pala. E quindi in realtà, a partire dagli angoli cinematici, se noi individuiamo il valore di E di θ, siamo in grado di calcolarci θ, gamma ed R, data anche la corda del profilo per l'ultimo valore, e quindi effettivamente arrivare a disegnarlo alla pala. Disegnare l'arco di cerchio che ci serve, che rappresenterà la linea media della nostra pala. Dopodiché, se definiamo anche un passo palare T, e vedremo tra poco come definirlo, potremmo effettivamente andare a disegnare la nostra scheda di pala. I e delta, partiamo da questi due dati. Normalmente, abbiamo visto quando abbiamo fatto l'esercitazione sulla pompa, sul compressore non vi ho fatto disegnare la girante, perché in realtà l'approccio è simile a quello che per il compressore radiale non vi ho fatto disegnare la girante nell'esercitazione, l'approccio che si segue è simile a quello che si utilizza nella pompa radiale.
Ora, nella pompa radiale noi abbiamo progettato ad incidenza nulla nel punto di progetto. In realtà nei compressori assiali non si fa esattamente la stessa cosa, o meglio, le perdite per urto, dove per urto intendiamo l'interazione fluido-pala all'ingresso del condotto rotorico, sono minime in realtà quando l'incidenza tra il flusso e i profili è leggermente diversa da zero. Quindi in realtà, se vogliamo minimizzare le perdite di imbocco, dovremo avere un'incidenza che potrebbe essere o leggermente positiva o leggermente negativa. Per di più, sappiamo che i nostri compressori, siccome decelerano il flusso, sono particolarmente sensibili ai problemi di distacco della vena fluida, ossia bisogna stare attenti a non farli stallare. Se vi ricordate le analisi che abbiamo fatto sul profilo isolato, in realtà più il nostro flusso ha un'incidenza marcata rispetto al profilo che sta investendo, più si corre il rischio di andare a stallo, anzi a un certo punto inevitabilmente poi si arriverà alla condizione critica che abbiamo chiamato di stallo. Quindi in realtà si vede che se io parto da quella che potrebbe essere un'incidenza di riferimento che vado a utilizzare in condizioni nominali di design e comincio ad aumentare o diminuire l'incidenza, a far l'incidenza con cui il flusso arriva sulla mia schiera di valentatura, sul mio profilo, ragioniamo anche solo sul singolo profilo, più prima o poi arriverò a un'incidenza tale da causarmi uno stallo. Parliamo di stallo a destra o stallo a sinistra, semplicemente perché stiamo variando il modo in cui il flusso raggiunge il profilo rispetto su quella che potrebbe essere, ad esempio, il caso di incidenza nulla. Di fatto, il campo di funzionamento dei compressori assiali è abbastanza ristretto, i profili sono molto sensibili alle condizioni di stallo, sempre per il solito problema che il flusso nei canali rotorici e statorici anche è globalmente decelerato. Difatti il campo di funzionamento, il campo delle incidenze ammissibili è abbastanza ristretto, attorno a quella diciamo di incidenza nulla, assumiamo per il momento quella come valore di ottimo. Quindi in realtà abbiamo un range di incidenze ammissibili per il nostro flusso che colpisce la schiera, al di fuori di quel range il profilo mai stallo. Mai stallo quindi si blocca in quello che è il suo funzionamento, si tappa di fatto da un punto di vista fluidodinamico e non fa più passare il fluido di fatto. Crollano le prestazioni, crolla la capacità, anche se non c'è un vero tappo ma c'è un significativo distacco dello strato limite, crolla la capacità di scambiare portanza tra flusso, azioni portanti tra flusso e profilo, quindi crolla le prestazioni. Bisogna stare molto attenti a non raggiungere le condizioni di stallo, allora quello che si fa normalmente, si vanno a vedere, si decide di centrare, di utilizzare come incidenza del flusso rispetto alla pala, alla schiera di pale nel punto di progetto, quella che spartisce esattamente a metà il range di funzionamento utile della mia schiera palare. Quindi mi metto alla stessa distanza di sicurezza dalle condizioni in cui vado in stallo a sinistra o a destra per aumento o troppa diminuzione della portata. Quindi in questo senso faccio una scelta progettuale che non va tanto a, da cui logica, non è tanto quella di premiare le performance, il rendimento nelle condizioni di progetto, quanto quello di assicurare il più ampio range operativo possibile alla macchina. Che noi dobbiamo sempre pensare a una macchina che non solo dovrà funzionare nelle condizioni di progetto, ma dovrà tollerare anche delle condizioni di regolazione, ossia variazioni di portate, ossia flussi che arrivano con una certa incidenza sulla pala. Quindi cerco di aumentare il più possibile l'elasticità, la stabilità di funzionamento della macchina al variare delle condizioni di utilizzo. Questo anche perché in realtà la condizione ottimale, qui sono riportate un andamento qualitativo delle cosiddette delle perdite per urto, che abbiamo proprio all'ingresso del profilo, anche perché la condizione di incidenza che
minimizza queste perdite per urto, in realtà è molto prossima a quell'incidenza che per l'appunto divide in due questo range, dando la massima elasticità di uso, flessibilità di uso alla macchina. Quindi normalmente noi daremo una certa incidenza in condizioni di progetto. Questa incidenza è sempre comunque molto piccola, stiamo parlando di pochi gradi. Incidenza misurata rispetto alla tangente, alla linea media del profilo nel bordo di attacco. I profili della serie NACA normalmente richiedono incidenze che sono sempre debolmente negative. Quindi nei nostri calcoli verrà fuori I uguale meno 1,2 gradi, ad esempio. Quelli della serie C4 invece richiedono incidenze che sono sempre leggermente positive. Come stimiamo questa incidenza da assegnare, che qui chiamiamo IRI? Ora, in tutto il nostro approccio al progetto del compressore, noi utilizzeremo delle correlazioni che furono ottenute da Laglin per relative fondamentalmente ai profili NACA della serie NACA, i profili della serie NACA 65. Poi furono fatti oramai tanti anni fa, profili NACA 65 ad asse rettilineo messi in schiera con vari angoli di collettamento, vari solidità. Questo Leibniz fece tutta una serie di studi per andare a vedere qual era l'incidenza ottimale da utilizzare, la deviazione, di cui parleremo tra poco, che possiamo aspettarci a valle della schiera, e poi altre considerazioni sulla solidità. Per quanto riguarda l'incidenza per l'appunto, Laglin ha studiato quella che è l'incidenza ottimale, che qui è indicata con, in questo grafico, con I010, relativa al profilo appunto NACA 65, che nella sua serie standard, diciamo, profilo ad asse rettilineo, che è il massimo spessore in corrispondenza del 10% della coppa, pari al 10% della coppa, da cui qua 10. I0 è relativo a NACA ad asse rettilineo, spessore massimo 10% rispetto alla coppa, calcolato rispetto alla coppa, dimensionalizzato rispetto alla coppa. In funzione dell'angolo cinematico di ingresso, alfa con I, Laglin è andato a trovarsi al variare della solidità sigma, partendo da 0,4 fino a 2,0, quindi solidità, rapporto, corda su passo palare, L su T, l'incidenza ottimale, quella che minimizza la perdita, ottenendo questi andamenti più o meno lineari. L'incidenza tende a crescere al crescere dell'angolo cinematico d'ingresso e al crescere della solidità. L'incidenza ottimale da utilizzare per il progetto di queste schiere palari, ricordiamoci l'angolo d'ingresso alfa con I misurato rispetto alla direzione assiale, non a quella vedente. Quindi vediamo che questa incidenza cresce sia con la solidità della schiera, sia con il valore dell'angolo cinematico all'ingresso. Questo è vero per schiere formate da profili ad asse rettilineo, dopodiché ha introdotto una correlazione, questa che vedete riportata sulla slide, dove questa incidenza ottimale va corretta in maniera opportuna nel caso in cui si utilizzino profili diversi dal NACA 65, sono contemplate due tipi, le correzioni sono date per due tipologie di profili. Banalmente questo fattore KSH che va a moltiplicare l'incidenza che leggete su questo grafico vale 1,1 se si utilizzano dei profili della serie C4. Quindi la linea media della pala è rivestita con l'andamento degli spessori previsti dal profilo C4 o 0,7 nel caso che si utilizza un'altra tipologia di profili, il DCA, anch'essa studiato da Laglin. KT è un secondo fattore di correzione che si utilizza invece nel caso in cui il nostro profilo abbia uno spessore che non coincida con quello che è stato, uno spessore massimo che non coincida con quello che è stato utilizzato da Laglin nelle sue prove,
ad esempio non il 10% della corda, ma qualcosa in meno o qualcosa in più. I profili per compressore si tende a farli, come abbiamo già accennato in precedenza, sempre molto sottili. Tramite questo grafico vengono distinti due casi, NACA 65 o C4 e profili di CA studiati da Ragni. Entriamo in questo grafico. Se il profilo, lo spessore massimo del profilo rispetto alla corda è il 10%, come potete vedere il fattore di correzione da utilizzare, il KT, vale 1 nel caso di profilo NACA 65, lo stesso per il C4. Dopodiché, se lo spessore cambia, questo valore si discosta da 1 in più o meno in base alla legge, alla curva che è rappresentata sul grafico. Infine, ultima correzione, abbiamo corretto per la forma del profilo, abbiamo corretto per lo spessore. L'ultima correzione da fare riguarda il fatto che noi in realtà non andremo a utilizzare profili ad asso rettilineo per andare a costruire le nostre schiere di palo. Noi dovremo utilizzare dei profili inarcati, caratterizzati da un inarcamento teta, quello che abbiamo visto prima. Quindi c'è una relazione lineare rispetto all'inarcamento teta. In realtà teta va moltiplicato per questo coefficiente n, che a sua volta dipende sempre dall'angolo cinematico in ingresso e da quello che è il valore della solidità. Quindi fondamentalmente, se noi abbiamo una schiera di pale costruita, possiamo andarci a ricavare a ritroso quella che potrebbe essere un'incidenza ottimale, non è neanche in realtà così semplice, però se abbiamo un valore dell'inarcamento, un valore dell'angolo cinematico di ingresso, siamo in grado di entrare all'interno di questi diagrammi e quindi utilizzare questa correlazione per calcolarci l'incidenza ottimale che il nostro flusso dovrà presentare rispetto al profilo. Quella quindi che, più che minimizzare le perdite, equispartisce il range di funzionamento ammissibile per la nostra schiera, per evitare che il profilo possa andare in stallo o per eccesso di portata o per una troppa riduzione di portata. Lasciamo questo. Tutti questi studi, ragazzi, sono validi per flussi subsonici. Questo è il caso che noi affrontiamo in questo corso. E l'ho già detto l'altra volta e ve lo ripeto, non entriamo nelle problematiche del progetto dei compressori transonici o supersonici. Quindi questa è una prima correlazione che ci dà Lagli. Anche per stimare la deviazione che il flusso presenterà all'uscita della schiera, noi utilizzeremo i risultati ottenuti per la NACA da Ragni, una relazione simile a quella di prima, sempre le prove in realtà erano le stesse, fatte sempre con NACA 65 ad asse rettilineo, dove abbiamo qui la deviazione che dobbiamo aspettarci per un NACA 65 spessore massimo del profilo 10% della corda, eccetera eccetera, al variare dell'angolo cinematico d'ingresso e al variare della solidità, un diagramma simile a quello di prima, ci permette appunto di ricavare questo delta 0,10, la deviazione di riferimento. Dopodiché, sempre, correzione KT in funzione dello spessore, NACA 65 o DCA. Come al solito, se siamo al 10%, il NACA 65 non va corretto, perché le prove, i risultati da cui partiamo, sono proprio quelli riferiti al profilo con tale spessore. Dopodiché, dipendenza dall'inarcamento, passiamo dai profili ad asso rettilineo a dei profili curvati, consideriamo quelli ad arco del cerchio, quindi l'inarcamento teta, m e b sono i due coefficienti da utilizzare per poter andare a correggere appunto il fatto che nella nostra deviazione sarà causata da un profilo inarcato e non ad una asse rettilineo. M da questo diagramma, B da questo altro diagramma. Vedete, questa volta nella relazione entra anche direttamente la solidità della schiera sigma, quindi il rapporto corda sul passo, che è fondamentale in tutte quante queste
questi fenomeni, perché vi ricordate quando abbiamo fatto l'aerodinamica, noi siamo partiti dal profilo isolato e abbiamo trattato soprattutto quello per cogliere bene alcuni fenomeni fisici. Poi abbiamo detto sì, ma quando lo mettiamo a schiera c'è una mutua influenza e le azioni portanti possono in realtà cambiare molto in funzione di come è costruita la schiera. Quindi la solidità sigma incide molto sulle performance della schiera e qui lo vediamo direttamente all'interno di queste relazioni. Quindi I con la correlazione di Laveran riferita all'incidenza ottimale, delta con la correlazione di Laveran definita con delta sempre con la correlazione di Laveran, in ultimo come scegliere la solidità. Qui veniamo al cosiddetto criterio di carico, ancora una volta utilizziamo i risultati ottenuti da Laveran. Laveran introduce un fattore chiamato fattore di diffusione DF, che in realtà da un punto di vista fisico grosso modo corrisponde al rapporto tra il tasso di variazione della velocità V massima meno V out relativo al dorso della pala, ricordate sulla pala a causa degli effetti locali di curvatura delle linee di corrente. Noi abbiamo forti accelerazioni sul dorso, mentre invece abbiamo decelerazioni sul ventre. Più abbiamo decelerazioni sul dorso, più poi ci sarà energia di cinetica da riconvertire in pressione durante tutta quanta questa fase qui di decelerazione, quindi c'è il rischio che si possa avere il distacco della vena fluida. Ora, Laveran introduce questo fattore di diffusione che grosso modo corrisponde al rapporto tra la velocità massima che abbiamo sul dorso del profilo meno la velocità all'uscita rispetto alla velocità di ingresso, introduce questo fattore di diffusione che lui calcola secondo la formula che vedete riportata sulla slide proprio in funzione di quelle che sono le velocità e quella che è la variazione di velocità riferita alla direzione periferica. Vedete, il DF è fatto di tre termini, parte 1 meno, poi c'è un rapporto velocità all'uscita rispetto alla velocità in ingresso e poi c'è di nuovo un rapporto, la variazione delta V, lì siamo a indicare se la parte statorica è la variazione delle componenti periferiche delle velocità assolute, se la parte rotorica sarà la variazione delle componenti periferiche delle velocità relative. In qualche modo il terzo termine tiene conto della deflessione che il flusso subisce quando attraversa la schiera palare. In realtà, secondo Laveran, il nostro profilo, il nostro condotto rotorio, non darà problemi di stallo, di distacco dello strato limite, se viene rispettata questa condizione, cioè D con F dove c'è questa parte relativa al rallentamento globale che il flusso subisce, appunto, V out su V in, quindi C2 su C1 nel caso di canale sistema. Rispettiamo la simbologia, scusate. C3 su C2 nel caso di canale statorico, V2 su V1 nel caso di canale rotorico. Ci dice che se, secondo il criterio di Laveran, il canale non andrà in stallo se per l'appunto questo fattore di diffusione risulta minore o uguale di 0,45, dove il fattore di diffusione dipende dai valori assunti appunto da quanto vogliamo far rallentare il flusso e fondamentalmente da quanto lo vogliamo far deviare riferito alla solidità della schiera sigma. In sostanza, secondo Laveran, per non far andare in stallo il flusso, se questa grandezza deve essere minore di 0,45 e noi abbiamo assegnate le velocità di ingresso e le velocità di uscita, che sono quelle che derivano dai triangoli delle velocità,
e quindi abbiamo anche assegnato quella che è la variazione della componente periferica della velocità, noi otteniamo una relazione in realtà per calcolarci sigma, la solidità della schiera, che è la schiera di Galois. In particolare, se mettiamo proprio come valore limite π con f di f pari a 0,45, otteniamo la relazione che vedete scritta sulla slide. Quindi assegnati i triangoli delle velocità, al posto di v ci sarà c se stiamo parlando di schiera rotorica, ci sarà doppio v se stiamo parlando di schiera rotorica. Nei triangoli delle velocità, tramite questa relazione, ci ricaviamo la solidità minima che la schiera deve avere per poter elaborare il flusso che stiamo trattando senza incorrere nel problema del distacco della strato limite, quindi in problemi di stallo della schiera. In particolare, quando T con F tra i valori sperimentali su queste serie di profili e apici supera il fattore di diffusione, supera il valore di 0,6, normalmente abbiamo rischi di stallo per il nostro canale. Potete vedere, ad esempio, che più cerchiamo di deflettere il flusso facendo aumentare questo delta V con U, la variazione della componente periferica delle velocità, più siamo costretti a utilizzare schiere a grande solidità. La solidità sigma è il rapporto corda del profilo su passo palare. Quindi a parità di corda a fare le pale sempre più vicine l'uno all'altro. Quindi aumentare il numero di pale, aumentare la superficie bagnata. Qui in questa slide trovate raccolte le correlazioni di Leibniz la forma esplicitata delle correlazioni di Leibniz, quindi che ci possono essere d'aiuto per fare i nostri conti in fase progettuale senza dover ricorrere ai soliti grafici, andare a leggere i grafici. Quindi le potremo implementare direttamente su Excel e utilizzarle per farci una serie. È chiaro che noi, nell'esercizio, cioè è chiaro, non è chiaro, noi come al solito, come già detto, partiremo dai triangoli delle velocità, quindi per noi saranno conosciuti quelli che sono gli angoli cinematici. Conosceremo alfa con i e alfa con u, l'angolo cinematico all'ingresso e l'angolo cinematico all'uscita. Dopodiché vi ho detto, per passare agli angoli geometrici dobbiamo conoscere l'incidenza e la deviazione delta. L'incidenza che vogliamo dare e la deviazione che ci aspettiamo in uscita dalla schiera. Il problema sarà che però l'incidenza, secondo queste correlazioni, che sono abbastanza pratiche, nonostante tutto, utilizzare in fase di progetto preliminare, dipende a sua volta dalla geometria della schiera, che solidità, e ok, quel problema lo risolveremo, e qual è l'angolo theta di inarcamento del profilo. Inizialmente noi non sappiamo che inarcamento avrà il profilo, perché in realtà theta dipende proprio dal valore assunto degli angoli geometrici. Quindi in realtà saremo obbligati a fare come al solito un calcolo iterativo, perché la I e la delta da associare alla nostra schiera palare dipende da come è fatta la schiera, che è quello che noi siamo chiamati a disegnare. Quindi dovremo procedere anche in questo caso per tentativi e correzioni. No.
Ultima, credo quasi ultima. Ultima considerazione su, almeno per questa parte della lezione, che si richiama in realtà proprio, si aggancia alle considerazioni che possiamo effettuare sul criterio di Leibniz, sul criterio di carico definito da Leibniz. La scelta del numero di pale, la scelta della solidità, normalmente viene fatta secondo dei criteri che sono chiamati dei criteri di carico, proprio perché vanno in realtà, se ci pensate, a definire alla fine il numero di pale che noi dovremmo utilizzare nella nostra schiera, nella nostra girante, e quindi vanno a definire ognuna di questa pala come dovrà essere caricata. Più aumento il numero di pale, meno carico dovrò dare a ogni singola pala in termini proprio di azioni, in termini proprio di azioni scambiate. Ricordiamoci sempre che alla fine quello che fluido e macchina scambiano sono delle forze. Quindi più pale ci sono, più per scambiare una certa potenza, meno forza dovrà essere esercitata da ogni singola pala, minori azioni dovranno essere esercitate da ogni singola pala sul flusso. Quindi la solidità, abbiamo visto, ci fa aumentare il criterio di Leibniz, il criterio di carico di Leibniz, come è giusto, ci fa aumentare il numero di pale da utilizzare se facciamo aumentare la deflessione del flusso. Ora, ritorniamo un attimo a quello che abbiamo visto la volta scorsa, dove abbiamo, in maniera, insomma, un po' facendo tante semplificazioni, abbiamo trattato il problema del rendimento di stadio, che valori ci attendiamo per il rendimento dello stadio di un compressore assiale e quali sono le condizioni che me lo ottimizzano. Siamo arrivati alla conclusione, se ricordate, la trattazione semplificata di Wagner, che uno stadio, un compressore assiale, ha il suo ottimo quando lavora con un grado di reazione circa 0,5, un coefficiente di flusso circa 0,5. Abbiamo detto che ci aspettiamo rendimenti politropici in realtà molto alti, superiori allo 0,90 in queste condizioni. Nulla invece abbiamo detto riguardo al coefficiente di lavoro. Ora, perché in realtà formalmente non compariva in quelle relazioni il coefficiente di lavoro. Quindi sembrerebbe che noi possiamo mirare a quell'ottimo, a quel valore di rendimento, qualunque sia il coefficiente di lavoro psi. Lavoro di palettatura su A quadrato, ossia variazione della velocità periferica su 1, basti che andiamo a scegliere R0,5 e Φ0,5. Ora, qui sono riportati sulla slide due serie di triangoli di velocità rappresentati in forma polare. Cerco di disegnarli in maniera da avere sempre la stessa altezza C con M e la stessa U, quindi stiamo ragionando con lo stesso valore di Φ, diciamo 0,5, e grado di reazione 0,5. Quindi stesso valore del coefficiente di flusso, stesso grado di reazione. La forma dei triangoli delle velocità è completamente diversa, qui il flusso parte in un quadrante e viene ruotato nell'altro quadrante. Vedete, si mantiene sempre che la C con 1 è simmetrica a W con 2, la C con 2 è simmetrica a W con 1, come è giusto che sia se il grado di reazione è 0,5. Questa seconda forma, come potete vedere, dà vita a variazioni della componente periferica della velocità enormemente superiori alla prima. Quindi sembrerebbe che ci converrebbe di sicuro scegliere questo tipo di soluzione per andare a disegnare il nostro stadio, perché comunque R0,5, Φ0,5 siamo alle condizioni di ottimo del rendimento, il lavoro scambiato è enormemente superiore perché appunto U per delta C con U è molto più grande che per delta C con U. In realtà, considerazioni di secondo livello, tiriamo in ballo la fluidodinamica, non solo le condizioni semplificate che abbiamo usato la volta scorsa.
se io sto facendo crescere molto la variazione della componente periferica, secondo il criterio di carico di Liebling sarò costretto a utilizzare solidità analogamente sempre più elevate per evitare che il mio profilo vada in stallo, quindi in realtà che poi lo stadio non funzioni più. Quindi più deflessione ho, più devo mettere pale, perché aumentare la solidità significa che devo andare a mettere sempre più pale a parità di corda del profilo che sto utilizzando. Devo far diminuire T, il passo palare, quindi sto aumentando Z, il numero delle pale, sto aumentando la superficie bagnata del fluido. Quindi se in un caso il fluido interagisce con 120 pale, nell'altro caso andrebbe a interagire con 240 pale. Più superficie bagnata, più strato limite che si va a creare, più perdite che abbiamo chiamato perdite per attrito, quelle proporzionali al quadrato della velocità. In realtà quel coefficiente K che noi abbiamo introdotto nella lezione scorsa per correlare le degradazioni di energia meccanica alla velocità media di attraversamento dipende dal coefficiente di lavoro, perché dipende da quanto viene deflesso il fluido in maniera forte. Lo dipende anche perché più il coefficiente di lavoro è alto, più la deflessione è alta, più sono obbligato a mettere pale, a mettere superficie metallica o quant'altro che sarà bagnata e quindi mi darà luogo a perdite di attrito per strato limite. Quindi, in sostanza, per evitare perdite eccessive normalmente si lavora con coefficienti psi molto limitati, inferiori a 0,4, anche se esistono stadi di compressori assiali che lavorano con coefficienti di lavoro molto più alti. Semplicemente si dà estremamente peso alle performance, quindi si cerca da uno stadio da ottenere in definitiva il rapporto di compressione di stadio più alto possibile, sacrificando in parte il rendimento. Sono stadi che arrivano a 0,7, anche i compressori assiali, però hanno rendimenti molto più scadenti in genere di un. Però bisogna andare ad avere un'estrema cura poi nell'andare a disegnare e realizzare lo stadio per cercare comunque di mantenere rendimenti accettabili. Se vi fate i conti assumendo questo valore, trovate che prendiamo una velocità limite che può essere accettabile per un compressore assiale di 400 metri al secondo come uno, trovate che il lavoro di palettatura massimo scambiabile è circa poco più di 60 kJ al chilogrammo di fluido lavorato. Quindi abbiamo, come al solito, trovato di nuovo un limite a quelle che sono le performance che ogni stadio di turbomacchina può darmi. Chiudo con, come al solito, qui riportiamo una serie di parametri caratteristici. Quindi ritorniamo un po' all'inizio, in realtà, riportiamo agli diagrammi dimensionali, ai fattori di forma, valori che ci possiamo aspettare e all'interno dei quali quindi ci muoveremo poi in fase di progetto, come coefficiente di carico, come coefficiente di flusso, velocità e diametro specifico, rapporti di forma, la velocità specifica, siamo nel caso di una macchina assiale, si lega come fattore di forma al rapporto altezza di pala sul diametro medio della girante, o alza analogo che è il rapporto tra diametro alla base della pala rispetto al diametro all'apice della pala. È indifferente parlare di questo o parlare di questo. Un parametro di forma che di cui fino adesso non abbiamo proprio dato notizia, lo introduciamo in questo momento. L'ultimo parametro da considerare di forma è il cosiddetto aspect ratio nelle macchine assiali, rapporto tra altezza della pala B e L, corda del profilo. Girante con un alto valore dell'aspect ratio, vedete la corda del profilo è abbastanza ridotta rispetto a quello che è lo sviluppo radiale del profilo stesso, quindi l'altezza della pala.
Questo mi dà luogo a pali piuttosto stemmi. Se invece l'aspect ratio è basso, ho che lo sviluppo in senso assiale della pala, per dirla così, diventa importante rispetto a quella che è l'altezza stessa del profilo. Quindi abbiamo questa tipologia, un po' meno permeabile in realtà al flusso. Ora, questi sono i valori indicati normalmente nel progetto dei compressori assiali. Il numero che si dà in genere è variabile tra 1 e 2 come aspect ratio nella fase di progetto. Io vi do compreso tra 2 e 2,5 per gli stati di bassa pressione, più basso tra 1 e 4 e 2 per gli stati di alta e media pressione. Come potete vedere, la scelta di questo parametro porta poi a un disegno raggirante che è molto differente. Qui vedete c'è tanta più superficie e quindi in realtà questa girante tendenzialmente sembrerebbe essere meno performante di questa in termini di rendimento, perché come al solito aumenta la superficie che è bagnata dal fluido, quindi aumentano le perdite, le degradazioni energetiche. Per oggi si preferisce andare verso questa soluzione perché questa tipologia di giranti hanno una stabilità di funzionamento, un'elasticità, una flessibilità operativa molto più grande rispetto a queste. Queste funzionano un pochino meglio dal punto di design in termini di efficienza, ma tendono a cadere appena ci spostiamo dal punto di appunto di progetto. Queste danno più flessibilità di utilizzo alla macchina in fase di regolazione, consentono al compressore di ampliare un pochino il suo range di funzionamento. In realtà oggi la tendenza è di lavorare con aspect ratio piuttosto bassi. Vabbè, qui poi per curiosità vi ho messo una serie di diagrammi che sono quelli originali dell'Arlin nel suo report per la NACA. Come al solito sono le 4, facciamo 10 minuti di pausa, ragazzi.